Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo una torta buonissima, un dolce soffice, goloso, senza burro e senza bilancia, perfetto per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Torta soffice, carote e fondente, da provare, anzi da non perdere. Iniziamo subito, trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola, versate 4 uova, un pizzico di sale, un bicchiere e mezzo di zucchero bianco. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 3 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Versate mezzo bicchiere di olio di semi di mais o in alternativa potete utilizzare l'olio di semi di soia. Farina 00 di grano tenero, quindi un bicchiere di farina, mezzo bustina di lievito per dolci. Amalgamate prima a fruste spente, poi azionate le fruste elettriche. Versa ancora mezzo bicchiere di farina, quindi in totale ho utilizzato un bicchiere e mezzo di farina 00 di grano tenero. Adesso grattugiate 3 carote medie. Se vi interessa sapere il peso, io le ho pesate, sono 300 grammi. Quindi, però, eventualmente, se non avete la bilancia a portata di mano, visto che questa è una ricetta senza bilancia, sono 3 carote medie, belle e grandi. Medio grandi, diciamo. Versate le carote grattugiate nell'impasto. E con una spatola amalgamate bene le carote col vostro impasto. Tagliate grossolanamente 150 g di cioccolato fondente. Come vedete, è tagliato veramente a pezzetti, non è grattugiato. Quindi adesso versiamo il nostro cioccolato fondente nell'impasto. Amalgamate bene il cioccolato fondente col vostro impasto. Bene, adesso il nostro impasto è pronto per essere infornato. Imburrate e infarinate il vostro stampo oppure imburrate e foderate lo stampo con la carta forno come ho fatto io. Livellate bene il tutto. Ok, seguite questo movimento. Siamo certi che l'impasto si è posizionato bene all'interno del nostro stampo. Allora, inforniamo subito questa delizia con un forno preriscaldato, mi raccomando, a 180 gradi. Ho infornato il mio dolce a 180 gradi per 45 minuti. Dopo 45 minuti fate la prova a stecchino per controllare la cottura. Se non risulta ancora cotto, abbassate la cottura a 150 gradi e continuate per altri 5 minuti. Un dolce soffice, goloso, senza burro e senza bilancia. Perfetto per la merenda o la colazione di tutti i giorni. Credetemi, questo dolce è una vera e propria delizia. Buonissimo, provatelo anche voi. Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Guardate, cioccolato che abbiamo tagliato in pezzi, lo ritroviamo dentro il nostro impasto, quindi dentro il nostro prodotto
Plum cake davvero buonissimo, quindi è un misto di sapori. Vera delizia, provatelo, mi raccomando, e lasciatemi un bel commento se lo provate, positivo o negativo, sapete che a me gli piacciono tutti i commenti, l'importante è che sono commenti sinceri. E lasciatemi un bel like, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!